Ragazzi, un saluto a tutti e bentornati come sempre sul canale. Oggi tratteremo un argomento interessante che riguarda i cicli di carica e di scarica delle batterie. Quindi, buona visione a tutti. Quando decidiamo di acquistare le nostre batterie LiFePO4, ci rivolgiamo ovviamente al nostro venditore e il nostro venditore di fiducia ci dirà: guarda, ho disponibili queste batterie da 6.000 cicli, ho disponibile queste altre batterie da 4.000, ho disponibile queste altre batterie da 8.000. Oggi la scelta è vasta, fermo restando che questo numero sia veritiero. Ma c'è un ma. Che cosa sono questi cicli di carica e scarica realmente? Cosa si intende per ciclo di carica e scarica? Per ciclo di carica e scarica si intende un ciclo completo di carica e scarica. Porto un esempio pratico, ragazzi, come potete vedere qui accanto. Se io acquisto una cella, ho accanto a me una cella praticamente da 280 amperora e la voglio scaricare completamente tutta e quindi eseguire un ciclo di carica completo, la devo scaricare per 280 amperora. Quando ricaricherò nuovamente i 280 amperora, avrò completato il mio ciclo di carica completo. Quindi il mio dispositivo addetto a registrare il numero di cicli, in quel caso andrà a segnalare che è avvenuto il primo ciclo della loro, diciamo, vita. Questo ovviamente è il numero di cicli che abbiamo a disposizione su queste batterie. Può variare l'utilizzo, il completamento di questi cicli può variare praticamente da persona a persona, da impianto a impianto. Perché dico questo? Se io acquisto una batteria più piccolina, adatta alle mie esigenze, quindi io so che di notte avrò un consumo di 6 kW e mi vado ad acquistare una batteria da 7 kW e la notte, quindi la batteria la scarico tutta. E la mattina successiva, praticamente, la inizierò a ricaricare nuovamente tutta. Si può dire che ogni giorno questa batteria completerà un ciclo di carica e scarica completo. Perché ne ho scaricate 7, ne avrò caricate la mattina successiva 7. Questo fa sì che praticamente ogni anno andremmo ipoteticamente a ridosso praticamente di 365 cicli. Discorso diverso invece è se io acquisto delle batterie molto più capienti, ad esempio delle 280, delle 304 a livello di celle, e che cosa succede? Succede questo, che se io la notte le scarico al 50%, e il giorno successivo ricarico quella percentuale che viene a mancare, che ho scaricato la notte, non avrò completato un ciclo di carica e scarica. Quindi il dispositivo addetto a registrare questi numeri di carica e scarica non avrà registrato il ciclo completo, ma nella sua memoria interna avrà registrato mezzo ciclo. Il ciclo successivo lo ricompleterò l'indomani mattina quando la notte scaricherò nuovamente la parte rimanente, quindi l'altro 50%. Il dispositivo si è accorto che ho scaricato altre 140 amperora, quindi perché il 50% di questa batteria è 140 se è una cella da 280, e in quel momento il mio dispositivo ha segnato un ciclo di carica e scarica completo. Questo cosa ci fa? Cosa ci porta che noi dobbiamo riflettere? Ci porta a una conclusione. Perché avere le batterie più grandi aiuta sicuramente a diminuire i numeri di cicli. Perché, come potete vedere, come vi ho spiegato poco fa, la batteria più piccola ha completato un ciclo praticamente in un giorno. La batteria più grande, se io ho un consumo più piccolo rispetto a quello che è il mio pacco batterie che sono andato a installare, ci ha impiegato 2 giorni. Questo ci porta praticamente che in un anno non completerò mai con queste celle un ciclo praticamente di carica e scarica al giorno, ma ne farò un ciclo ogni 2 giorni, quindi più o meno avrò un valore di 170 cicli più o meno l'anno.
Se io questo numero di celle lo aumento ancora di più, quindi anziché praticamente avere celle da 280, avrò il doppio, quindi avrò celle più grosse, non completerò più un ciclo ogni 2 giorni, ma bensì questo ciclo può diventare uno ogni 4 giorni, quindi non farò 170 cicli l'anno, ma saranno la metà, saranno 85, saranno 90. Quindi questo fa sì che diamo più longevità alle nostre batterie. E il ciclo di carica, per portarvi un esempio, è come un esempio pratico, è come quando noi andiamo a comprare un telefonino nuovo di zecca e la batteria dello smartphone ci dura praticamente tranquillamente un giorno. Poi vedete che col passare degli anni, praticamente questa batteria inizia ad avere un decadimento. Quindi il telefono non sarà più che durerà praticamente un giorno intero, ma magari arrivando a mezzogiornata lo dobbiamo ricaricare. E la stessa cosa avviene qui, ragazzi. Andare a preservare i cicli di carica e scarica significa praticamente andare a preservare la vita della batteria. Ovviamente non voglio dire che dobbiamo installare batterie esageratamente grosse perché dobbiamo fare fronte anche all'aspetto economico, e l'aspetto economico è molto importante da questo punto di vista, perché qui tra mettere una batteria più piccola, mettere una batteria il doppio e mettere una batteria che è ancora più capiente rispetto a quelle che ho messo in precedenza, cioè mettere una batteria da 7, mettere una batteria da 14, mettere una batteria da 28, più o meno ci passano tra i 1.000 e i 2.000 euro di differenza tra queste varie taglie. Quindi dobbiamo stare attenti e ponderare la scelta in maniera corretta. Adesso vi farò vedere praticamente queste sono 2 batterie della Basen, che è il fornitore praticamente con cui collaboro praticamente nel canale. Queste sono delle celle da 280 e adesso vi farò vedere che caratteristiche hanno queste celle rispetto alle celle sempre della Basen, però le EVE. Dal punto di vista estetico, le batterie si presentano ovviamente perfette, ragazzi, piatte, sia nelle pance sia lateralmente. Ovviamente lo possiamo vedere anche nell'accoppiamento, che è perfetto, non ci sono spazi, non succede nulla, e nell'accoppiamento pancia con pancia della batteria. Anche qui non rimane spazio tra le 2 celle. Queste batterie ho detto che hanno caratteristiche diverse. Sono dichiarate per 272 amperora e hanno una resistenza interna di 14 milliohm. Adesso le andiamo a vedere con lo strumento e vediamo che tipo di resistenza hanno interna, se coincide con la resistenza che ha dichiarato il costruttore nella targhetta. C'è da dire una cosa, che sono dichiarate per 272 amperora. Io ho richiesto al fornitore praticamente il test della capacità reale e nella targhetta qua sopra, che non so se riuscirete a vedere, magari adesso poi ve la zoomo, c'è la capacità reale della batteria dichiarata, che è 283 amperora, quindi anche che sono delle celle da 272 amperora, siamo certi che qua dentro c'è una capacità maggiore rispetto a quella che è la caratteristica di base della batteria. Adesso cercherò il riscontro praticamente con lo strumento per vedere se ci ritorna sia il discorso della tensione che il discorso della resistenza interna. Una tensione di 3,29, quindi perfetta rispetto alla targhetta che ci ha applicato il fornitore, con una resistenza di 0,14, quindi identica a quello che ci ha dichiarato praticamente il fornitore in fase, diciamo, di acquisto. Quindi, giusto per darvi un'idea, queste batterie hanno la loro resistenza di 0,14, mentre la batteria della EVE, che è quest'altra, che adesso poi andiamo a vedere anche le caratteristiche meccaniche, ha una resistenza diversa interna. Ha una resistenza interna di 0,19 e una tensione di 3,39, che è la tensione con cui il fornitore, diciamo, ha mandato la batteria. Quindi, come potete vedere, nelle Leichen la resistenza è 0,14, nell'EVE la resistenza è 0,19.
A livello meccanico si differenziano queste batterie per alcune sottigliezze. La differenza d'altezza, c'è una leggera differenza tra le due batterie di altezza, poi hanno la stessa identica larghezza e la stessa, diciamo, larghezza praticamente longitudinale. Si differenzia solo per l'altezza e un altro fattore per cui si differenziano è l'interasse dei poli. Nella EVE praticamente i poli sono molto più larghi e misurano. Adesso vi faccio vedere, inquadrerò il calibro da vicino, lo strumento 121 di interasse, millimetri, come potete vedere sul calibro, mentre nella Leichen l'interasse dei poli è minore e siamo una misura di 88 mm. Come sempre ragazzi, se questo video è stato utile, vi chiedo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e di scrivere tutte eventuali domande e curiosità che avete, attraverso i commenti qua sotto nel video. Un saluto a tutti e al prossimo!